Bentornati ad un altro appuntamento con il Salotto di Rieti Life. Incontriamo tanti amici del nostro territorio e non, persone con tanta esperienza, tanta vita, tante cose da raccontare, diciamo dietro e un po' anche davanti, alle quinte, come si suol dire. Oggi c'è con noi infatti un'attrice teatrale, si chiama Cristina Ciogli. Ciao Cristina. Ciao. Vabbè, per te l'emozione è una cosa ormai... No. Sì. Oddio, la telecamera ha un po' di ansia veramente, però sì, no, l'emozione è sempre bella comunque. C'è familiarità, dai. Sì, abbastanza. C'è familiarità. Sì. Allora, Cristina si occupa di teatro, in vernacolo, quindi un sacco di risate, tanta spensieratezza e parte di quella nostra cultura che vuole essere ricordata e passata proprio a più persone possibile, perché apprezzino lo spirito della nostra terra, della nostra cultura, di chi ci ha preceduto, che ci ha lasciato un sacco di termini purtroppo ormai in gran parte in disuso, vero? Sì, sono andati un po', si sono persi, diciamo. Infatti il teatro secondo me serve proprio per questo, per ricordare le origini. Proprio il dialetto è bello, il dialetto è cultura a parer mio. E bisogna sempre essere fieri del proprio territorio. Certo, poi c'è anche un'espressione del viso accompagnata ovviamente dalla gestualità, la mimica. Che tante volte tutto. Uno riesce a far ridere anche solo con una minima espressione. La mimica è tanto, è tantissimo. Beh, noi siamo un po' tutti orfani in questo momento del grande Gigi Proietti. Sì. Abbiamo appreso da poche ore a questa parte della sua scomparsa, sì. E ci ha lasciato un po' di stucco, anche per questa mandragata finale, sì, no? Nel giorno del suo 80° proprio preciso. E si dice che sia riservato per persone con un potere particolarissimo dal punto di vista energetico, e penso che Proietti ne avesse. Sì, ma lui faceva ridere solo se lo guardavi, cioè pure se non parlava già iniziavi a ridere. Ti ha ispirato in qualche modo? Allora, guarda, è sempre piaciuto, poi c'ho mamma che è sempre stata una sua grande fan, quindi mi ha fatto vedere un sacco di cose. Noi anni fa col gruppo teatrale, con Alessio, perché io recito con Alessio Angelucci. Adesso ne parliamo. Abbiamo portato in scena una parte della Signora delle Camelie, oh. E lui faceva Spartaco. Sì. Infatti Alessio faceva il personaggio di Gigi Proietti, io la donna morente. Lì, tutta... Quella morente? Sì. Ah, ecco, Margherita. Oh, Margherita. Margherita. Armando. Sì, noi abbiamo fatto quello. Vabbè, Proietti era Proietti, punto. Penso ci sta poco da dire. Ho letto sul giornale che prima di fare l'attacco al dottore gli ha detto gliela faccio. Sì. Pure prima di morire è stato comico. Ecco, questo non lo sapevo. L'ho letto ieri. Penso sì. Che il dottore abbia avuto una grande responsabilità in quel momento. Vabbè. Sì. Comunque, abbiamo perso parecchio. Voi che fate questo, penso abbiate potuto prendere un sacco delle sue tracce, della sua ispirazione. Però adesso parliamo di Cristina, perché sì. Cristina lavora tantissimo in questo senso, e poi magari spiegaci pure come te la vivi con la famiglia, perché alcune persone dicono ma fa teatro, però non c'ha famiglia, tu sei sposata, hai figli. Ma no e no. Beh, allora questo è un altro discorso. Ma anche se fosse stato, voglio dire, se uno si impegna le cose riesce a farle tutte, non è che... Assolutamente, sono d'accordo. Cioè, poi io ho mia madre che recita con me, lei ha iniziato a recitare anni. Come si chiama tua madre? Cinzia Pezzotti, okay. Lei era di Rieti. La salutiamo, ciao Cinzia. Ciao mamma. E lei ha iniziato a recitare, poi iniziò col gruppo teatrale di Cantatrice, perché io sono di Cantatrice, uh-huh. E poi è passata con Alessio. E da lì Alessio l'ho conosciuto, si mise in testa che io dovevo fare teatro e mi ha buttato a fare teatro. Però penso che abbia intuito bene. Sì, per quanto pare sì. Quanti anni sono adesso che fai teatro? Io ho iniziato nel 2008, se non erro, era il 2008 e la commedia fu Pozzi Scoppà. La prima commedia che ho fatto, Pozzi Scoppà, che poi fu... Aspetta, scusa se ti interrompo, sì, adesso, sì. No? Perché? Così, un telespettatore di passaggio non reatino, Pozzi Scoppà, come lo traduci?
Pozzi In scoppa italiano. in italiano o in dialetto, ma Che adesso tu me ne vengono possa altri pure. avere. Adesso mi viene in mente Ma proprio tipo per una niente. maledizione buona, però dai, mettiamola così, Insomma, ma via. magari muori, una cosa del Ecco, genere. sì. Ecco, però in dialetto fa più, cioè, magari muori e pozzi scoppa, è meglio pozzi scoppa, no? C'è un'altra poesia, tranquilla, Sì, quella tanto. poi era l'anno in cui sono andata a scena, era l'anno in cui riaprì il Teatro Flavio, che era stato chiuso, quel gioiello di teatro, che è una cosa Meraviglioso. meravigliosa, ti dà delle emozioni uniche, quel Eh palcoscenico, sì, è anche bellissimo, l'odore. è Lo senti il indescrivibile. sipario quando si apre? Io non ho avuto la tua esperienza, però sai, da bambina ho fatto qualche saggio di danza, Ogni me lo anno è ricordo. un'emozione diversa, unica, cioè tu stai lì, io ad esempio quando facciamo le prove, io mi diverto, però do sempre, penso, il 20%, poi vado a teatro, sto lì dietro, sto sul palco, aspetto che si apre il sipario, si apre il sipario, mi sale una carica adrenalinica, perché Beh, anche l'applauso, il calore del il calore pubblico. del pubblico, la gente che proprio viene lì per passare 2 ore in spensieratezza e divertirsi. E a me viene da ridere, è come se lo stessi a fare a casa, poi, perché non mi Ti vergogno per diverti, niente, mi quindi. diverto tantissimo. Ridere in questo momento non è cosa No. facile, no? Però più che mai avremo bisogno di voi. Sì. Che possiamo fare? Che Come possiamo fare? facciamo? Adesso noi siamo bloccati, nel senso che quest'estate siamo riusciti a fare qualcosina rispetto agli altri anni, poca roba, appunto per questa emergenza Covid. Noi teoricamente abbiamo tutta, no teoricamente, noi abbiamo intenzione di andare a marzo 2021 in scena al teatro, sperando e mi auguro, voglio essere ottimista, che le cose vadano meglio, perché abbiamo bisogno de rie, come si dice rie, dice dobbiamo fare quattro sane risate. Quattro sane risate, sì, ma ci avete in cambio, scusa, nel frattempo avete fatto un copione, cioè, perché Alessio so che è un vulcano, Abbiamo tutto, non sta Alessio è mai un un attimo vulcano. fermo, ne fa tantissime. Alessio è. Alessio gli voglio un bene dell'anima. Si è capito. È un animale da palcoscenico. Mo, io non me ne voglia nessuno perché questa intervista io non so chi la guarderà, Tutti. chi non la guarderà. Qualcuno mi dirà sì, c'è ragione, qualcuno no. A me non me ne frega niente, io dico sempre quello che penso. Io penso che Arieri Alessio sia il numero uno nel suo campo. Non c'è nessuno in grado di fare quello che fa lui. Lui regge la scena da solo. Cioè, se tu lo metti qui adesso, lui ti fa la commedia da solo. Ha talento. Tanto. Ma poi c'è una creatività. Io ho detto, ma tu la notte dormi? Dormi E lui cosa ti ha la notte? detto? Dico. Niente, lui ride. Poi noi siamo pure tanto amici, oltre che colleghi e coppia, perché siamo coppia e sottolineo teatrale, perché per anni mi sono dovuta portare sto fardello sopra, che eravamo fidanzati. No, mai stati fidanzati, smentisco adesso. Tutte le voci, io e Alessio siamo amici, fratelli. Ecco. Mi hai letto nel pensiero, perché tipicamente quando si parla così bene di un uomo No. c'è sempre Ma te che te all'orizzonte pare un che se ne disegno. parli bene, amico, eh? Ah, anche questo è vero, è vero. Ma come mai sei single? Lo so che è una domanda strana. Non lo so, io penso a volte, pure parlando con mia madre, io ho 33 anni, penso di essere nata in un periodo sbagliato, non lo so. Purtroppo si sono andati a perdere, secondo me, i valori e il Sei troppo rispetto. esigente Non è o che sto non. esigente, mi piace la sincerità, la trasparenza. Dovevo stare insieme, stavo insieme, se no fa come ti pare, però non con me, capito? Cioè, io so Aspetta, così. questa non l'ho capita. Perché Vogliamo stare oggi. insieme, stiamo insieme, se no fai come ti pare. Cioè, che significa? Perché No, perché so che oggi. mi stai dicendo qualcosa, però lo voglio capire bene. Io sono molto timida proprio per certi versi. Oggi purtroppo te vogliono conoscere, però poi ne conoscono un'altra e Ah. non si sa se gli piaci tu, come fa a non saperlo? Cioè, se ti piace una, ti piace l'altra, come si diceva ieri, capito? E quindi ci stanno questi rapporti così che a me non mi piacciono. Cioè, se devi stare con me, stai con me. Se vuoi conoscere un'altra persona, conosci un'altra persona, a me, lasciami stare. Beh, ma qua si deve È tutto free parlare. oggi, capito? Tutto liberty Ma si deve proprio. parlare d'amore, l'amore mica è L'amore è possesso. bello.
Penso C'era una sia. canzoncina che diceva sta cosa, te la ricordi? E Di chi? non me lo ricordo. Non lo so, io ci sto. Ci sta la Fiorin, canzone. fiorello, l'amore è Ah, no, io bello. stavo a pensare all'amore. Alla canzone di Tiziano Ferro che dice che l'amore è una cosa semplice. Tu Bah, dici? insomma, beata Tiziano Per Ferro. alcuni aspetti così dovrebbe Sì. essere. Peccato che poi si Vabbè. sia un po' complicata la Sempre un faccenda. emozione, comunque sono sempre emozioni, quindi voglio dire, l'amore poi sotto diverse sfumature, l'amore non solo amore uomo o donna, l'amore sotto ogni forma a parer mio, cioè su questo sì, io so, sono molto aperta, poi l'amore verso i nipoti, verso i figli, verso i propri genitori, io per esempio sono follemente innamorata di mio padre, anche di mio fratello, quindi quello pure è amore, mamma pure lo sa, non me ne vorrà, però io voglio bene pure a lei. Ma lo dici con un tono Sì, quasi come se la vabbè. dovessi No, no, sopportare. è lei che mi sopporta a me. Mi hanno sopportato pure parecchio durante il lockdown. Vabbè, ma poi c'è questa complicità tutta femminile che fa la Sì, differenza in sì. una famiglia, Diciamo eh? che io sono un vulcano, quello Ma non è. sarà capito, per niente. Senti, Cinzia, però mi piacerebbe sapere se alla fine di questo strazio, di questo brutto periodo, ecco, state lavorando ad una nuova. Sì. Ecco. Sta in cantiere. Ce ne vuoi parlare, se non altro un po' anche per tranquillizzarci che potremo tornare in teatro a guardare uno spettacolo simpatico in grado di farci fare due risate. Allora, io vi tranquillizzo nel senso che noi a marzo vogliamo andare a teatro. Quindi questo già vogliamo, no, Aspetta, vorremmo. guarda, Cioè, vogliamo andare. tipicamente durante le conversazioni qua in salotto ci si guarda. Adesso io ti autorizzo a guardare la telecamera e a dire con te. Hai capito? Vai. Peppino, Giuseppe Conte, noi vogliamo fare la commedia a marzo 2021. Vediamo quello che possiamo fare, ma comunque, oltre a Conte, tutti quanti noi cerchiamo di rispettare queste benedette regole perché diciamo che siamo stati pure un po' superficiali. Quindi mascherina, distanziamento e speriamo bene, incrociamo le dita. Senti, ma c'è l'affluenza da parte del pubblico? Noi sì. Tanta, c'è proprio la voglia. Cioè, come esce prima ancora di uscire la pubblicità ogni anno. Ma la commedia quando la fate? Ma la commedia quando la fecete? Quando ricominciate con questo teatro? Io lavoro al bar, no? E vengono. Ma se commedie? Quelle decise con queste commedie? Uno mi ha detto chiamatela un coronavirus. Beh, dico, usciamo un attimo fuori, io ho detto, dico. Però no, no, il pubblico è contento, il pubblico ci segue, Rieti e. Pure i paesi, la Sabina, il Cicolano, poi le Cantatrici, poi Gio Bustone. Nel Siamo dramma, seguiti. però, le persone hanno sempre quel tono ironico che a volte si Sì. strappano una sana risata a Sì. prescindere proprio nel quotidiano, no? Ti è capitato di registrare un episodio dove sei morta dal ridere perché qualcuno, anche proprio tema coronavirus, ti ha fatto una battuta? Oddio. Beh, nello specifico. Adesso non mi viene in mente Non c'è niente. problema, no? A Però nel me. senso di Il quello che. vecchietto sì, mi ha fatto ridere, ma proprio per il modo in cui l'ha detto, che forse sarebbe stato, guarda, un pezzo di teatro, perché Sì. cioè, una novantina d'anni sono nati, io passeggiavo col mio cane, io con la mascherina, il cane no, e diceva appunto per quale motivo il cane non avesse la mascherina. Detto così non fa assolutamente ridere, ma come l'ha detto lui, Il ti giuro, il tono. tono sì, il Beh, dialetto reatino proprio sì. schiettissimo. Io l'altro giorno stavo parlando con una ragazza che mi ha detto, appunto di questa cosa dell'ironia, dice il bello tuo è che pure quando fai un post serio, che magari sto pure un attimo, no, girata, ci butti sempre quel pizzico di ironia in mezzo che non lo rende pesante. Già, vita di sé, voglio dire, è impegnativa, in più se ce la impegniamo ancora di più tutti i giorni diventa veramente pesante. Senti, ma sono 12 anni che fai teatro e che strappi un sacco di risate al Sì. pubblico di questa città. Se domani tu potessi tornare sul palco del Vespasiano, cosa ti piacerebbe riproporre tra le tante Commedie che ho commedie? Sì. fatto? Allora, io ci sono due commedie alle quali sono molto affezionata. Allora, una è quella dove ho fatto la parte di una morta. Cioè, solo Alessio poteva pensare Interessante. a una cosa del genere. Io il primo atto sono viva. C'era una iettatrice che a un certo punto mi fa:
Oh, non vedo tanto bene, boom, e mi sono morta. E il secondo atto si riapre con me su una camera, che sia una camera ardente, io così sul letto ferma e immobile, poi mi risveglio, resuscito, ritorno in vita. E quella ci sono particolarmente legata a quella commedia. Poi ce n'è un'altra, sempre adesso, e lì decise che io dovevo fare l'italo-americana. Ok. Sì, l'italo-americana, che parlavo tutta così, capito? Certo. Certo, vabbè, poi c'avevo scappato il reatino, però va bene. E com'è Allora, andata? c'era una battuta che era morta una zia in questa commedia. E siamo andati a vedere tutti questa zia Marietta. E io faccio: mamma mia, zia Marietta, non potete capire come stava. Ma come? È rimasta con la bocca a cucchiara. Com'è a bocca a cucchiara? Io così. Buono. Univa l'americana a bocca a cucchiara, non sa neanche se che è, e noi lì siamo, abbiamo fatto la bocca a cucchiara. Ce n'ho tante di commedie che poi non me ne voglia nessuno, però quando recito con Alessio È è divertente, ma fantastico. ci stai facendo ridere adesso, figuriamoci, È poi con fantastico. le risate del pubblico, Quell'essere che pensate. sicuramente guarderà questa puntata, io l'ho detto, Ale, All'essere io sì, Alessio. vado. Vieni, no, ci vai da sola, perché lui lo sa cambiare la telecamera, non è che mi piace molto. Però mi ha detto, no, ci vai da sola perché è giusto che escano dei lati del tuo carattere. Va bene, Ti vuole grazie. bene, ti Quindi vuole Alessio, bene. Ti grazie. vuole bene, anche noi gliene vogliamo, magari Alessio un giorno verrà a Veniamo a trovarci. fare un'intervista doppia. Sagherie. Sarebbe veramente divertente, no? E beh, a quel No, punto siamo insieme, siamo faremo parecchie pericolosi, pause, no? Ma io poi sai che c'è, se io inizio a ridere, guarda, no, non vado avanti, non vado avanti, io ho A questo, me è se comincio successo a sul ridere, palco. sì, no, anche a me, io ho un passato Perché radiofonico, quello c'ha il non, vizio ho fatto delle cose di orribili, dirti. No, vabbè, ma per il succede, ridere cioè, proprio. succede. Io stavo sul palco, è successo che Alessio mi si avvicina e mi dice una cosa nell'orecchio, ma fuori proprio copione, fuori con me. Io non gliela facevo arrivare a me. Non ce la Ti facevo. Io capisco. facevo tutto, non si fa così, non si fa. C'avevo le lacrime e poi c'è sta pure mamma che si inizia a ridere, quella pure. Eppure in certi contesti, quando gli attori sono i primi a Si divertirsi, magari una divertono risata tutti. così è coinvolgente, Sì. è coinvolgente. Ti ricordi tantissimi anni fa c'era un comico che faceva proprio quello che leggeva il telegiornale, ma non riusciva Sì. mai perché gli veniva da ridere. Sì. Ecco, io non ho mai riso Così. così tanto con quel tizio, Sì, non mi ma ricordo come si chiama. io dico sempre che quando stai sul palco, io questo lo dico io che lo faccio a livello amatoriale, ma penso chiunque, ti devi divertire per prima, non devi andare con l'ansia e la paura, ti devi divertire perché il pubblico avverte che tu sei felice, sei sereno e ti stai divertendo. Se tu al pubblico fai avvertire uno stato di sofferenza, di paura, il pubblico non si diverte. È Certo, così. sono assolutamente d'accordo. Per concludere questa simpaticissima chiacchierata con la nostra Cristina, beh, io vorrei dedicare le ultime parole di questa intervista a tutti coloro i quali lavorano nel mondo dello spettacolo, nel teatro, cinema, musica, coloro i quali stanno dietro le quinte, insomma, è un momento veramente tosto. Non molliamo perché No. l'arte non solo è cultura, è quel momento di perfezionamento dell'esperienza di ogni singolo essere umano, ma io credo veramente ci si avvicini alla perfezione solo attraverso certe vibrazioni che l'arte, solo l'arte può dare. Assolutamente. Quindi, se sei d'accordo, facciamo un applauso a tutti voi, a tutti quelli A che tutti, dal primo ci all'ultimo. portano così vicini alla perfezione da dire quanto ci mancate. E poi un applauso anche a Gigi Proietti. Sì. Cristina Ciogli al teatro, presto, con Alessio Angelucci alla Sipario regia, rotto. certo, a Alessio presto, Angelucci dappertutto. everywhere. Grazie, Grazie a te. ciao, alla prossima. Nuovo, colorato, smart e gratuito è il nuovo Rieti Life Free Press.